Oggi si presentano un po' di idee innovative, lei un po', insomma, ricorda un po' i tempi dei suoi esordi quando vede queste idee che si fanno strada, che cercano poi di diventare brevetto, impresa? Beh, certamente, perché io sto rientrando dopo una carriera fatta all'estero da 15 anni, reinvestendo nella terra d'origine. E devo dire la verità che uno dei motivi principali per cui col gruppo farmaceutico abbiamo deciso dalla Svizzera di investire in Campania è stato proprio quella del fermento di idee e soprattutto la ricerca che è stata fondamentale per noi per lo sviluppo della nostra azienda alpina e anche più in particolare del gruppo a livello internazionale. Tenendo conto che per esempio i ricercatori PhD che con i distretti campani 15 anni fa abbiamo cominciato ad avere a che fare hanno sfornato degli ottimi collaboratori che poi negli anni hanno fatto carriera, adesso per esempio dirigono i nostri stabilimenti cinesi. Quindi diciamo che quando poi con Gino Nicolais, che è stato un po' il fautore dei nostri investimenti in Campania da assessore all'epoca 18 anni fa della regione Campania, ci consigliò di avere a che fare con il mondo e col fervente mondo della ricerca campana, abbiamo stretto talmente tanti di quei rapporti per cui poi alla fine siamo diventati anche partner e soci nell'iniziativa Materias, che è un grande progetto forse unico in Italia e direi anche in Europa per quello che riguarda lo sviluppo delle start-up su innovazione e su progetti di altissima tecnologia. Ecco, uno di questi progetti che verranno presentati oggi, mi sembra di capire, potrebbe sviluppare anche una sorta di collaborazione diretta tra insomma, la sua azienda e Materias. Sì, noi siamo tra i soci fondatori, io sono nel consiglio di amministrazione, per cui uno dei primi progetti che Materias diciamo, ha avuto come screening e come, che ha ritenuto valido per essere portato all'attenzione di gruppi come il nostro è stato proprio quello sui microaghi, che è stato il primo progetto che noi abbiamo acquisito nell'ambito della collaborazione con Materias e che costituirà una piattaforma più che un prodotto, una piattaforma di prodotti nell'area del transdermale dove noi siamo leader a livello mondiale, quindi sicuramente ci aprirà delle ottime prospettive e speriamo con grandi investimenti che dovremo fare nei prossimi anni. Ecco, per chiudere, il professore Nicolais ha detto spero che gli investitori locali si accorgano di noi e insomma, ci diano una mano. Lei che insomma, da comunque campano d'origine ha investito insomma, in questa avventura, cosa si sentirebbe di dire magari a qualche potenziale investitore del territorio? Beh, diciamo che noi siamo proiettati a livello internazionale, abbiamo siglato delle lettere di intenti per avere anche come investitori per esempio l'Accademia Nazionale delle Scienze Cinese, per cui diciamo gli investitori locali potrebbero essere nostri interlocutori per delle iniziative, dei progetti di start-up che Materias diciamo, ha già selezionato. Sicuramente noi abbiamo qualcosa come attualmente 800 progetti vagliati da noi e diciamo una piccola parte di questi sono stati selezionati e sicuramente per ognuna di queste iniziative ci sarebbe bisogno di un investitore, sia esso gruppo industriale che finanziario, che possa credere nella creazione di un'impresa chiaramente al sud Italia, e questo contribuirebbe non solo al successo dell'iniziativa Materias ma soprattutto a fare in modo che delle idee che sono valide a livello internazionale poi restano a livello di investimento produttivo anche nel territorio.